Siamo all'inizio del 1944. I tedeschi sono ancora a Roma, dove hanno occupato anche la città del cinema. I carri armati circolano nei teatri di posa di Cinecittà. Quando se ne vanno, lasciano dietro di sé il desolante spettacolo di un corpo in rovina. E avevate anche i letti? Sì, avevamo anche i letti. I letti, noi no, vero? Cioè i pagliarici messi a terra. Scherziamo. Il 6 giugno 1944, immediatamente dopo la liberazione di Roma, gli alleati requisiscono questi studios e li trasformano in uno dei più grandi campi profughi d'Italia. Noi ragazze che provenivamo da Cinecittà eravamo, come dice, ragazze di poco conto, perciò noi assieme a loro scandalizzavamo loro il fatto certo, di essere ragazze che eravamo state fino amiche così, amiche, dice non ci hanno voluto nel gruppo assieme perché noi Cinecittà era malfamata, così detta. Decine di migliaia di persone sono transitate per Cinecittà, sospese fra un passato atroce e un futuro da inventare. Così i fili dei coloni libici torneranno lentamente verso Tripoli. Gli sfollati di Cassino avranno un'abbazia e una città nuova. Tanti ebrei partiranno da Cinecittà per la Palestina. Gli esiliati istriani e dalmati abiteranno il villaggio costruito per loro fra Roma e il mare. Alcuni profughi godranno di una casa popolare, mentre altri abiteranno per anni sotto gli antichi acquedotti romani. Alcuni stranieri resteranno in città, altri cercheranno di raggiungere la loro terra, altri ancora non la rivedranno mai più.